Oggi vi faccio vedere come preparare hiyashi chuka, un piatto giapponese estivo molto popolare. Si tratta di noodles freddi di ramen con vari ingredienti colorati. Invece di noodles per il ramen, oggi andiamo a utilizzare degli spaghettini, tagliatelle, uova, cetriolo, pomodoro, prosciutto cotto, alghe nori, sale, bicarbonato, salsa di soia, aceto di mela, olio di sesamo, zucchero, senape e sesamo tostato. Questa è la ricetta da due porzioni. Prima cosa prepariamo la salsa. Nella pentolina piccola mettiamo 50 g di aceto di mela. Mettiamo 15 g di zucchero di canna, va bene anche zucchero bianco. Accendiamo il fuoco medio-basso e facciamo scaldare il aceto per sciogliere lo zucchero. Quando si è sciolto completamente, spegniamo il fuoco. Aggiungiamo 40 g di salsa di soia, totale 20 g di acqua e ghiaccio, 10 g di olio di sesamo. Mescoliamo bene tutto insieme e versiamo nella ciotola e lasciamo raffreddare nel frigo. Rompiamo due uova nella ciotola e mettiamo due pizzichi di sale. Le mescoliamo bene tagliando a lubume con i bastoncini. Prepariamo padella capiente antiaderente, accendiamo il fuoco medio. Andiamo a preparare la frittata molto sottile. Quando si è scaldata la padella, mettiamo un cucchiaino di olio di sesamo. La muoviamo per distribuire l'olio uniformemente. Strisciate i bastoncini bagnati di liquido dell'uova sulla padella per capire se è arrivato il momento di metterlo. Se vedete che le strisce diventano subito cotte, mettiamo tutto il liquido dell'uova. Questa padella ha diametro di circa 29 cm, ma se usate padella più piccola, magari dividete per due volte per fare la frittata molto sottile. La muoviamo subito e distribuiamo il liquido. Se sta avanzando il liquido, facciamo dei buchi con i bastoncini sulla superficie e facciamo entrare il liquido nei buchi. Abbassiamo il fuoco al minimo perché non deve essere bruciacchiata. Quando vedete che il liquido della superficie è ancora umida ma non si muove più e parte bordo della frittata è cotta, la vogliamo girare, allora con il bastoncino lungo entriamo al sotto di altezza un terzo, andiamo avanti girando il bastoncino finché arriva al bordo dell'altra parte e alziamo lentamente il bastoncino in modo da tirare su la frittata e la mettiamo sulla padella rovesciandola. Spegniamo il fuoco subito e lasciamo per 10 secondi e la spostiamo sul tagliere e la raffreddiamo. Cominciamo a scaldare 2 litri d'acqua nella pentola. Accendiamo al minimo l'altro fuoco e tostiamo mezzo foglio di alghe nori da tutti e due i lati. Prepariamo le julienne di lunghezza circa 3 o 4 cm utilizzando la forbice. Prepariamo le julienne della frittata di lunghezza circa 5 cm. Abbiamo un cetriolo che è già lavato bene. Eliminiamo sopra e sotto. Eliminiamo un po' di buccia solo parte dove c'era attaccato il gambo, perché per avere il colore verde vogliamo lasciare la buccia, ma questa parte è più dura e più amarognola, quindi la togliamo. Prepariamo le julienne leggermente più sottili rispetto alla julienne della frittata, sempre con la lunghezza di circa 5 cm. Lo tagliamo un terzo. Prima lo tagliamo sottile un lato e mettendo verso il basso la parte appena tagliata ci facilita di tagliare sottili, perché il cetriolo diventa più stabile. Utilizzeremo 1,5 di pomodoro. Lo tagliamo sottile di circa 3 o 4 mm. Abbiamo 150 g di prosciutto cotto, va bene anche prosciutto di tacchino. Lo tagliamo a julienne come abbiamo fatto con la frittata.
Questi sono degli ingredienti immancabili per realizzare hiyashi chuka. Solo prosciutto cotto può variare con prosciutto di tacchino, come vi dicevo, o petto di pollo lessato e raffreddato, o bastoncini del mare. Abbiamo 2 litri di acqua bollente, aggiungiamo 20 g di sale, un cucchiaio di bicarbonato. Lessando paste italiane, in questo caso sono dei spaghettini e le tagliatelle sottili, con l'acqua, sale, bicarbonato, possiamo farli avvicinare ai noodles per il ramen. Abbiamo totale 160 g di pasta. Per entrambi il tempo di cottura è 5 minuti, quindi comincio a lessarli allo stesso momento. Se invece hanno diversi tempi di cottura, naturalmente non li buttiamo tutti assieme. Mischiamo 2 paste perché solo con gli spaghettini manca il sapore dell'uovo. Invece solo con le tagliatelle è troppo presente. Mescolando questi 2 si avvicinano al sapore del noodles per hiyashi chuka che mangiavo in Giappone. Sono passati 5 minuti, assaggiando mi rendo conto che è troppo ardente, quindi ho cucinato di più. Li scoliamo appena non sono più ardente. Li laviamo bene sotto l'acqua corrente, li raffreddiamo bene e li sgoccioliamo bene. Impiattiamo dividendo in 2 e mettiamo sopra i cetorioli, la frittatina, il prosciutto cotto, i pomodori, pensando all'equilibrio dei colori. Colore di prosciutto cotto e pomodori, rosa e rosso sono un po' simili e non contrasta, quindi ho messo opposti. Tiriamo fuori la salsa che abbiamo raffreddato nel frigo. Mescoliamo bene perché l'olio di sesamo è separato dagli altri ingredienti. La mettiamo dividendo in 2. Mettiamo un po' di sesamo tostato su ciascuno piatto e le julienne di arugenoli al centro, dividendo in 2. Alla fine mettiamo un po' di senape giapponese, altrimenti senape orco, che assomiglia tanto il gusto. Nostra hiyashi chuka è pronta! In Giappone, quando comincia a fare il caldo, alcune trattorie di ramen inizia a offrirci anche hiyashi chuka. Vedendo il manifesto che è scritto "Abbiamo cominciato hiyashi chuka" sul muro fuori delle loro trattorie, sentiamo l'arrivo dell'estate. Vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu. Scopriamo i noodles e prendiamo una quantità da poter mangiare un boccone e mettiamo un po' di ingredienti sopra, anche un po' di senape, e mangiamo. Se volete mangiare con il metodo giapponese, noi facciamo dei suoni quando mangiamo cose lunghe per farli entrare nella bocca aspirando. Andiamo avanti così e poi quando diventa una poca quantità mescolo tutto e così mangio tutto insieme e finisco. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta, mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando l'icona della campanella riceverete il avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!